Quando pensiamo a togliere qualcosa, siamo portati a interpretare questa cosa come qualcosa di negativo, ma questa huracan STO è la rappresentazione su quattro ruote di quanto tante volte less is more. Quindi, signore e signori, la nuova Lamborghini Huracan STO. Ora vi racconto come è fatta e come va su strada, ma prima, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Allora, comincio ad inquadrarvi un pochino questa STO, vi spiego un po' dove si posiziona all'interno della gamma. Beh, è molto semplice in realtà, al vertice, addirittura un gradino sopra la già estremamente performante Huracan Performante. Qui ce n'è tanto, tanto, tanto di più, ma dobbiamo andare con ordine perché di cose da dire ce ne sono tante e la cosa che mi impressiona di più di questa Huracan STO è che ciò che davvero fa ciò che è in grado di fare questa vettura non è tanto il propulsore, il V10 posizionato lì dietro, quanto tutta la messa a punto generale della vettura in termini di assetto, in termini di aerodinamica, in termini di tecnica proprio. E allora cominciamo proprio dal peso di questa vettura che è sceso in maniera drastica già rispetto alla performante. Qui pensate che l'ago della bilancia si ferma ad appena 1339 kg. Pochissimo, cioè pesa meno di una Golf questa Huracan. Un risultato incredibile che è stato raggiunto grazie all'utilizzo, pensate, del 75% delle componenti della carrozzeria che qui ora sono realizzate in fibra di carbonio. Altri escamotage per contenere il peso sono il cofango, ovvero una soluzione che arriva dalla storia di Lamborghini, per cui per evitare tutti i vari accoppiaggi nella parte anteriore, il cofano e il paraurti qui sono rappresentati da un pezzo unico. Tutta questa componente della vettura si solleva così all'indietro, dando accesso ad un vano microscopico. In effetti, di fatto, qui in mezzo ci sta soltanto il casco. E basta, ma del resto questa è una vettura pensata per essere utilizzata nel 90% dei casi in pista. Le proporzioni di questa Huracan STO rimangono praticamente le stesse delle Huracan più tranquille, tra virgolette, 4 metri e mezzo abbondanti di lunghezza, ma cambia tantissimo la veste estetica di questa vettura perché qui tutta l'estetica, tutta è funzionale, basta una velocissima occhiata per rendersene conto. Davanti è tutto nuovo, lo splitter anteriore derivato, strettamente derivato, anzi, dal mondo delle competizioni, nella fattispecie dall'esperienza maturata da Lamborghini in anni e anni e anni di trofeo. Del resto, STO sta proprio per quello, super trofeo omologato, quindi una vettura da super trofeo Lamborghini, ma con le targhe omologate per la circolazione su strada. Spostandoci con la vista dalla parte anteriore, bellissimi quegli sfoghi d'aria qui davanti, sopra gli archi ruota che serve proprio a scaricare tutta quella che è la pressione che va a generarsi all'interno dell'arco ruota, sfogandola qui sulle fiancate. Spostandoci verso il posteriore, seguendo quello che è il flusso d'aria che si genera sulle fiancate, una parte viene incanalato nella parte bassa e una parte qui dove come possiamo vedere, questo canale fa sì che l'aria entri in questa presa naca andando a dare aria al poderoso V10 posizionato là sotto e allo stesso compito assolve quella grande presa d'aria posizionata lì sul tetto. Ma dove l'aerodinamica di questa Huracan STO si esprime di più è proprio qui dietro, su questa enorme ala che peraltro è regolabile in tre posizioni andando così a modificare il carico che pensate va da un minimo di poco più di 300 kg e arriva ad oltre 400 kg nella massima inclinazione a 280 km/h, un risultato pazzesco al quale ci si arriva naturalmente grazie all'ala e grazie all'enorme estrattore che è stato completamente rivisto, posizionato qui nella parte bassa della vettura. Da segnalare anche la presenza di questa pinna, strettamente derivata anch'essa dal mondo delle competizioni, che aiuta ad avere una maggiore stabilità, soprattutto nel misto. Insomma, una vettura scolpita letteralmente dal vento.
Una nota a parte voglio dedicarla all'impianto frenante perché è davvero forse uno degli impianti frenanti migliori che io abbia mai provato su una vettura stradale. Si chiama CCMR ed è sviluppato grazie a tutta quella che è l'esperienza derivata dal mondo della Formula 1. Si tratta di un impianto carbon-carbon che rispetto ai già prestazionali impianti in carboceramica è in grado di garantire una resistenza alle sollecitazioni superiore, pensate, del 60%, e in generale la potenza frenante qui cresce del 25%. In che cosa si traduce questo? Beh, in una decelerazione da 100 km/h a zero in appena 30 metri. 30. A spingere questa Huracan STO ci pensa un altro pezzo di storia di Lamborghini, ovvero il V10 5200 di cilindrata, che qui in questa versione è in grado di sviluppare una potenza massima di 640 cavalli a 8000 giri al minuto, in paradiso praticamente. Coppia 565 Nm che invece si sviluppano a 6500 giri. È un motore che gira molto molto alto e che esprime il massimo della sua potenza proprio lassù, molto molto in alto, ma che devo dire, come vedremo adesso alla guida, riesce ad avere comunque tanta schiena anche nella parte bassa del contagiri. La potenza viene scaricata a terra attraverso un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e attenzione, attenzione, qui viene scaricata a terra solo ed esclusivamente attraverso le ruote posteriori. Quindi addio alla trazione integrale, si risparmia peso, si guadagna in termini di handling, tutto scaricato qui sulle ruote posteriori, dove peraltro lavora un sistema a quattro ruote sterzanti proprio per rendere la vettura ancora più efficace, soprattutto nel misto stretto. A dare voce poi a questo enorme V10, ci pensano questi due cannoni posizionati qui dietro con una linea di scarico che è possibile intravedere qui dai grandi sfoghi d'aria, bellissima da vedere, è davvero qualcosa quasi di pornografico per un appassionato di automobili che si sfogano poi in questi codolini che regalano veramente a questo V10 una voce pazzesca. Sentite qua. Due informazioni anche sull'abitacolo, sugli interni di questa Huracan STO. L'ambiente qui trasuda davvero racing e motorsport da tutti i pori. L'impostazione generale è quella delle Huracan tradizionali, insomma di tutte le altre Huracan a listino, se non fosse che qui ad enfatizzare appunto il carattere track oriented di questa STO ci pensano i rivestimenti in Alcantara praticamente in ogni dove che vanno a rivestire tutto il carbonio di cui è costituito questo abitacolo, anche la parte bassa qui, come possiamo vedere, ci sono questi rivestimenti al posto dei tappetini che veramente danno una sensazione molto molto corsaiola. Bellissimo il vetro posizionato lì dietro e se ci si solleva un po' si riesce a vedere le due testate del V10 qui dietro di noi. Abbastanza inutile lo specchietto, devo essere sincero, perché di fatto sì, ci sono tutte queste lamelle orizzontali che danno un pochino di accesso, di visibilità alla parte posteriore, ma con la grande presa d'aria lì in mezzo di fatto non si vede quasi niente. Per il resto, dal punto di vista tecnologico, ora accendo il quadro, la tecnologia a bordo di questa Huracan STO si esprime attraverso un quadro strumenti digitale posizionato qui dietro il volante e invece il sistema di infotainment si concentra e si sviluppa in verticale qui sul tunnel centrale. È molto particolare il fatto che questo dia accesso non soltanto a tutte quelle che sono le informazioni sui media, ma anche sulla vettura ed è presente, pensate, anche un sistema di telemetria che permette di tenere traccia di tutte quelle che sono non solo i nostri tempi sul giro, ma anche il modo in cui si è comportata in pista la vettura e come noi l'abbiamo guidata. Qui nella parte alta tutta una serie di tasti utili, uno su tutti il sistema lift del muso, per cui permette, attivando questo sistema, di sollevare il muso della vettura e superare così in maniera un po' più facile i piccoli ostacoli che è possibile trovare su strada, o meglio sul tragitto che da casa ci porta all'autodromo. Ora direi che a questo punto è il momento di accendere il V10 alle mie spalle e provarla su strada.
Ed eccomi al volante di questa incredibile Lamborghini Huracan STO. Ok, cercherò di concentrarmi. Anche se la voce di questo V10 rappresenta una fonte di distrazione incredibile. Dietro di me scalpita un 5200 V10 da 640 cavalli. Ora, è vero, non sono tantissimi in senso assoluto. Oggigiorno ci sono supercar in grado di sviluppare molta più potenza di questa Huracan STO. Ma, lei ha dalla sua un peso estremamente contenuto, perché pensate che qui la bilancia, l'ago sulla bilancia si ferma ad appena 1339 kg per un rapporto peso potenza di 2,09. È incredibile. E infatti, oh, mamma mia, la spinta di questo propulsore è davvero mozzafiato, unita poi a questa sonorità d'altri tempi ormai, perché non soltanto ormai andiamo verso un futuro elettrificato, ma già oggi anche questa categoria di vetture è tendenzialmente sovralimentata. Qui invece 8500 giri e urla. Mamma mia. E poi c'è questo sterzo che è incredibilmente preciso, rende l'avantreno estremamente reattivo, è pazzesco e lavora alla perfezione con il posteriore a quattro ruote sterzanti, che aiuta tantissimo a chiudere la traiettoria. E credetemi, sono forse le quattro ruote sterzanti migliori che io abbia mai provato. Perché? Perché di fatto non si sentono. Cioè, non si ha la percezione, non si ha mai in nessun momento della curva la sensazione che la vettura stia facendo qualche movimento strano. No, è tutto molto neutro, molto pulito, molto preciso. È una lama questa vettura, una vera e propria lama. L'assetto poi anche mi ha colpito, perché nonostante si tratti di un modello estremamente prestazionale, comunque riesce ad assorbire tranquillamente le asperità del manto stradale, le copia alla perfezione. È rigida, certo, ma non eccessivamente, non da spaccarvi davvero la schiena. E la frenata, beh, la frenata ha letteralmente dell'incredibile, perché è in grado di arrestare la corsa di questa Huracan in un attimo, da 100 a 0 in appena 30 metri. È impressionante, letteralmente impressionante. E poi non si stancano mai, cioè anche spingendo, loro i freni restano comunque sempre modulabili, sempre precisi, con un mordente pazzesco. Ecco, una cosa che invece non mi è piaciuta tantissimo è che lo scarico, come sentite adesso, è aperto in modalità trofeo, ma anche nella trofeo, che è la più cattiva delle tre modalità disponibili. Ci sono STO, trofeo e poi wet, che insomma non è una vera e propria modalità pioggia per la strada, è quanto più una modalità pioggia per la pista, quindi è focalizzata sul permettere a questa STO di esprimere il suo massimo potenziale prestazionale anche sulla pioggia, ma comunque in ambito pista. Dicevo, le valvole dello scarico comunque in qualsiasi modalità sotto i 4000 giri sono chiuse, sentite? Poi arrivi a 4000 e si aprono, però non si ha mai quella sonorità sempre in tutte le marce, e insomma bisogna veramente spingerla tanto per sentirla cantare veramente tanto. Ed è un po' un peccato, perché la voce qui è estremamente coinvolgente, ma manca un pochino, ecco, soltanto ai bassi. Ecco, era giusto per non dire che tutto il resto è perfetto.
Beh, insomma, questa Huracan STO è davvero, davvero una macchina da corsa con le targhe. Le sensazioni che ti trasmette sono davvero quanto di più vicino ad un'auto da competizione è possibile trovare omologata per la circolazione su strada. Certo, purtroppo è un oggetto che in pochi possono avere il privilegio di possedere e di godere, ok? Perché qui il prezzo di partenza sta ben oltre i 300.000 euro e in casa Lamborghini, quando poi si va ad intervenire sulle personalizzazioni, il prezzo può salire praticamente all'infinito, ma questo è sicuramente un oggetto che in un momento storico come questo per l'automobile, in cui si va sempre più verso un futuro elettrificato, in cui molte delle sensazioni e delle emozioni che siamo stati per anni abituati a vivere vengono sempre più filtrate, lei te le regala tutte in maniera diretta, dandoti un bel calcio nel fondo schiena e facendoti godere a pieno non soltanto della spinta di questo enorme e mitico 5200 V10, ma anche per tutto quello che ci è cucito intorno e che rappresenta davvero quanto di più vicino ad un'esperienza motorsport oggi sia disponibile su strada. Insomma, non so cos'altro aggiungere se non che questo è davvero un oggetto perfetto. Ma sono curioso di sapere che cosa ne pensate voi di questa Huracan STO, quindi scrivetemelo nei commenti qua sotto e come sempre l'appuntamento è al prossimo video. È in edicola.